La storia della presenza di San Gimignano a Modena è la storia della cattedrale e dei suoi ministri, dell'attiguo palazzo comunale e dei suoi amministratori. Un filo indelebile lega vicende e protagonisti di Piazza Grande e ce li rivela come un'unica civiltà, nella quale a prima vista indistinti, poi sempre più chiari, prendono forma usi e costumi, aspettative e delusioni, carestia e abbondanza. Nella piazza, punto nodale della città nel Medioevo, la casa del santo patrono, baluardo della pubblica virtù, affianca e in certi momenti della storia sostiene, più raramente contrasta, la casa del pubblico, dove operano i conservatori della pubblica felicità. Negli statuti della città di Modena del 1327, i più antichi a noi pervenuti, l'immagine di San Gimignano a cavallo sembra confermare l'appropriazione da parte della comunità della simbologia del santo. La gualdrappa riporta fedelmente i colori di Modena e, poiché la scelta dell'immagine da realizzare veniva indicata dal committente, è lecito sostenere che furono i conservatori a volere quella insolita raffigurazione del patrono. Nella maggioranza dei testi altomedievali, la più importante benemerenza ascritta al vescovo nei confronti della sua comunità è l'atteggiamento da lui opposto alle minacce esterne. Baluardo e muro per i concittadini, spesso soltanto in virtù della sua presenza, egli continua ad essere, oltre la morte, una garanzia di salvezza per i fedeli, raccolti intorno al suo corpo santo, ancora oggi adorno delle lampade votive commissionate dalla comunità. Il vescovo Gimignano è rappresentato ripetutamente nell'atto di proteggere la città dalle sventure che la minacciano, ponendola sotto la protezione della Beata Vergine, con il potere intercessorio della sua preghiera. Due sono le vite che parlano del santo e raccontano che salvò Modena dalle scorrerie degli Ungari, degli Unni, dalle intemperie. Non forniscono dati cronologici, ma permettono di individuare con certezza le principali occasioni del suo operare, seguendo i termini del suo governo tra il 343 e il 397. Nacque a Cogniento intorno al 313, forse figlio di una famiglia profuga dalla città, in un momento in cui Modena era andata miseramente decadendo e da fiorentissima colonia romana aveva perso la sua floridezza. È probabile che i genitori del santo fossero già cristiani e questo spiegherebbe l'affermazione della prima vita che dice «fu santificato ancora nel seno della madre». Certo doveva essere di fortuna tenues, ovvero sia povero di beni, poiché questo richiedeva la legge per quanti decidessero di divenire chierici. Acclamato vescovo dai cittadini oltre che dal clero, presentò fin dall'inizio le radici profonde del legame tra l'elemento civile e religioso che conferirà alla sua azione molte similitudini con l'altro grande vescovo di quel periodo, Sant'Ambrogio. Modena, raccolta intorno al proprio vescovo, collaborò a superare discordie, povertà e preoccupazione. La chiesa vescovile divenne polo di attrazione per i cittadini e i viandanti che si ritrovavano nella piazza antistante, sede del mercato. Intanto i cittadini cominciarono ad organizzarsi per gestire autonomamente le tasse, il commercio, la giustizia e la guerra. Nacquero le adunanze politiche, i giuramenti, gli accordi. Nacque il comune. E sulla piazza, vicino al luogo dove la gente si radunava per il mercato, sorse il pubblico palazzo o della ragione, che ospitò anche una cappella dedicata a San Gimignano. Verso la fine dell'undicesimo secolo, i modenesi erano pronti per una forte presa di coscienza delle loro autonomie e i preziosi codici dell'archivio del capitolo metropolitano testimoniano l'intensa attività culturale del clero e della città in quel periodo. Si avvertirono gli effetti del fervore artistico e religioso che aveva pervaso l'Europa. Rappresentanti di tutte le classi sociali, riuniti in assemblea plenaria, decisero ad una voce di rinnovare, riedificare ed elevare il Tempio del Santo Patrono. La devozione dei modenesi a San Gimignano è all'origine del Duomo, costruito come Domus Clari Gimignani, casa dell'insigne Gimignano e dedicato alla Madre di Dio incoronata. Individuato provvidenzialmente Lanfranco, come scritto in un prezioso codice dell'archivio capitolare, artista mirabile e architetto straordinario,
iniziarono i lavori sotto la sua direzione il 3 maggio 1099. Insieme con Lanfranco, tutto il popolo si impegnò nella monumentale impresa, mentre il grande Filigelmo abbelliva con le sculture il tempio in costruzione. Il 30 aprile 1106, a lavori avanzati, avvenne la traslazione solenne del corpo di San Geminiano nella cripta della nuova cattedrale. Il 7 e l'8 ottobre del medesimo anno, alla presenza della contessa Matilde di Canossa, di cardinali, vescovi, ecclesiastici e di una grande folla esultante, il Papa Pasquale II compì la ricognizione dei resti di San Geminiano e consacrò l'altare. Papa Lucio III consacrò il Duomo alcuni anni dopo, il 12 luglio 1184, e per la straordinaria circostanza fu possibile vedere le ossa del santo patrono. Nel 1955, ricorrendo l'850° anniversario della traslazione del corpo di San Geminiano, fu restaurata la cripta ed eseguita la terza ricognizione delle reliquie e la tomba venne riportata allo stato primitivo. Le sculture frontali dell'architrave danno particolare spicco alla figura del santo vescovo Geminiano, che come successore degli apostoli proclama il Vangelo, amministra il battesimo, affranca l'uomo dalla schiavitù e dal peccato. I bassorilievi rievocano il viaggio di San Geminiano in Oriente per liberare dal demonio la figlia dell'imperatore Gioviano, che può essere considerato il miracolo che lo rese più famoso nel mondo cristiano. Nel 1306, altre immagini di più recenti vittorie del santo vennero iscritte sul muro del Duomo. La cacciata di Azzo d'Este assunse una marcata connotazione di ritrovata identità civica, interpretabile come trionfo del santo patrono, poiché a lui venne consacrato quel giorno e l'impegno della comunità per la buona riuscita della festa del 26 gennaio, o festa della vittoria, venne ribadito nel 1327, quando vennero riveduti gli antichi statuti. L'avvento della Repubblica apparve dunque come uno dei tanti miracoli del santo operati in vita e post mortem. Al ritorno degli Estensi nel 1336, la piazza era ricca di monumenti religiosi e civici emblemi a loro fortemente contrari. La città continuò a festeggiare la ricorrenza del 26 gennaio come la vittoria di San Geminiano e gli Estensi, che non ritennero di proibirla, indicarono in Attila il nemico miracolosamente sconfitto. Questa festa scomparve nel 1476 per lasciare il posto ai festeggiamenti per la nascita di un principe estense, segno che la festività aveva perso il suo interesse. Sulla piazza, San Geminiano sta da protagonista, con una rilevanza in origine fortissima che si è con il tempo un poco sbiadita nell'ombra della loggia della Porta Regia. Una statua del santo guarda la città dall'alto e la protegge. Posta in loco nel 1376, a distanza di Cecchino Aravasio, è opera di Geminiano Paruolo. Forse segno di riconoscenza per una grazia ricevuta, è uno straordinario capolavoro in rame di lega purissima. Particolari memorabili occorsi alla statua, raccolti dal cronista Spaccini, ci ricordano che alcuni giovani nel 1630, accidentalmente, fecero cadere il capolavoro provocandone la rottura. L'involontario guaio è forse da imputare alla consuetudine dei ragazzi di Modena che in occasione della festa del santo erano soliti far nevicare dall'alto del Duomo con farina e gesso qualora non nevicasse spontaneamente. Ma quello era l'anno tanto nefasto della peste e tale perdita parve funesta. Così, alla richiesta del capitolo di una sovvenzione per restaurare l'antica statua, la comunità aderì con slancio. Così l'immagine del patrono taumaturgo ritornò al suo posto per scongiurare i pericoli del morbo dilagante. Il culto liturgico tributatogli è di prima classe e la popolarità che su di esso si fonda ne è l'effetto, il segno esteriore, il risultato. La vigilia della festa, cioè il 30 gennaio, come già approvato a Roma nell'anno 1261 e ancor prima dal Consiglio Generale della città, dal capitolo del Duomo e dal massaro di San Geminiano, organizzatore laico della Questua in onore del santo, dovevano portarsi a Modena tutte le rappresentanze delle ville e dei comuni del distretto o contado, coi loro vessilli, i capi famiglia dalla Serra di Ligorzano in giù fino a Cavezzo, Camurana, Medolla, Solara, portando la loro offerta di cera e di denaro.
A tale intervento, multa di 100 soldi agli inadempienti, erano inoltre tenuti tutti gli uomini della città e dei sobborghi organizzati nelle varie società, di cui portavano solennemente in Duomo i gonfaloni che vi venivano lasciati durante tutto l'ottavario. Leone X nel 1516 rinnovò tale obbligo, estendendolo a tutti gli uomini dalla Serra di Ligorzano e concesse varie indulgenze. L'offerta della cera, che il comune compie anche attualmente, era minuziosamente regolata dalla distinzione fra arti civili, rappresentate dal collegio dei notai che offriva cera rossa, dall'arte dei banchieri e della seta che offrivano cera bianca ed arti basse. Le arti civili presentavano la cera il 30 gennaio, le arti basse la portavano il 30 aprile. Il podestà doveva offrire da parte sua 4 ceri da 15 lire, istoriati con il proprio scudo gentilizio. Caratteristica la grazia che si concedeva ad un condannato esposto in Duomo alla vista di tutti, in un palco segnato da una speciale bandiera. Questo il motivo per cui troviamo numerosissime suppliche di condannati, i quali chiedevano al duca la grazia di essere offerti sotto la bandirola. Il 31 gennaio venivano distribuite le offerte alle zitelle dell'Opera Pia Ferrari e dell'Opera Pia Pancetti. Tra i supplicanti è possibile trovare alcuni che vantavano legami di parentela con il santo e, in virtù di tanto illustre antenato, chiedevano aiuti e sovvenzioni. La città di Modena non solo ebbe San Gimignano raffigurato nel proprio gonfalone, bensì nel sigillo della comunità e negli statuti civici. Negli statuti delle arti, San Gimignano affiancava il santo protettore dell'arte. Raffigurato quasi sempre con la città di Modena in mano, sembra a volte proteggerla dai pericoli morali e fisici, a volte orgogliosamente donarla alla Beata Vergine, quale esempio di rara virtù da conservare. San Gimignano non fu venerato solo in cattedrale e non solo per la sua fama di esorcista e guaritore di malattie mentali. Forse neppure tutti i modenesi sanno di questa sua particolarità. Egli fu invocato ogni qualvolta si rivelarono insufficienti le capacità umane per vincere le forze della natura. Simbolo della sua grandezza, il braccio benedicente veniva portato in processione quando l'eccesso di pioggia metteva a dura prova gli argini del Secchia, del Panaro o dei molti canali cittadini, quando la siccità rischiava di vanificare mesi di duro lavoro, quando la peste o un indomabile morbo si diffondeva in città creando panico e desolazione tra gli abitanti. Vescovo importante in un periodo di gravi episodi di intolleranza, uomo di grande spessore, ha lasciato di sé l'immagine di un cittadino che si mostrò il padre dei poveri e il consolatore degli afflitti. Nota era la sua disponibilità a vestire gli ignudi e ad accogliere i bisognosi. Molte sono le chiese di Modena dove l'effigie del santo è presente in segno di devozione e nella ricorrenza dell'anno geminiano, con grande fervore, collaborano per riportare all'antico splendore i segni dell'attaccamento al santo patrono. Il paliotto in restauro fu commissionato dalla comunità e ricamato da 6 lavoranti senza interruzione per 5 mesi e mezzo. La chiesa di San Biagio, ad esempio, di San Carlo, di San Pietro, dove Gimignano ancora giovane si recava a pregare, la chiesa del Voto, la chiesa delle Grazie, dove ancora vive un'antichissima confraternita che porta il suo nome, la Confraternita di San Gimignano, nata con l'intento di promuovere una sensibilità nuova, più interiore e meno spettacolare. In una città gimignana non poteva mancare un collegio delle orfanelle di San Gimignano, in memoria della disponibilità da lui dimostrata in vita verso i poveri e i diseredati. Anche nella Bassa e sull'Appennino molti altari sono dedicati a San Gimignano, molti distrutti dall'incuria e dal tempo,
altri ancora idonei a testimoniare la grande opera del santo e l'imperitura riconoscenza dei suoi diocesani. Pompeano è un esempio di tanta devozione e ormai completamente ristrutturato sta a testimoniare la riconoscenza per grazia ricevuta. Il 31 gennaio si festeggia la ricorrenza della morte del santo e secondo il martirologio romano è solennità di rito doppio preceduta da vigilia con digiuno. Nonostante alle celebrazioni presenziassero molti forestieri, la solennità era squisitamente modenese, era l'assemblea della società del popolo del Beato Santo. Il capitolo invitava la comunità, i parroci, ma non i forestieri, neppure i vescovi, neppure il duca che dopo il trasferimento della capitale da Ferrara a Modena avrebbe sicuramente desiderato far bella mostra di sé, approfittando della commemorazione che vedeva riunita tanta parte dei suoi sudditi. Solo dopo il 1707, per volere del duca Rinaldo I d'Este, la casa regnante decise di partecipare alle solennità, ma dovette accontentarsi di intervenire con la pompa che è facile immaginare il giorno dell'ottava, il 7 febbraio, che diventò così la festa ducale e politica dei sovrani verso il santo patrono. Secondo l'uso del tempo, sancito anche dal cerimoniale dei vescovi, il Duomo addobbato anche all'esterno di tessuti preziosi era ornato all'interno con festoni, mentre la piazza si predisponeva per la fiera o mercato autorizzato il 13 gennaio del 1307 dalla comunità in pieno consiglio comunale. Il mercato avrebbe avuto la durata di 7 giorni e mercanti e fornai godevano di particolari immunità. In occasione delle cerimonie di rito era obbligatoria la presenza della comunità e i canonici della cattedrale inviavano regolarmente l'invito. I conservatori, sempre pronti a presenziare, si rendevano disponibili. Dai registri degli atti, tuttavia, si evince che qualche disattenzione creò a volte dissapori tra capitolo e comunità. Il giorno della vigilia, alle ore 4 del pomeriggio, la pubblica rappresentanza al suono della banda si recava sotto il portico del vescovado e la processione che precedeva il vescovo le si inchinava. La comunità seguiva il prelato dal quale veniva aspersa all'ingresso del Duomo. Terminata la funzione, usciva dalla porta della pescheria accompagnata ed ossequiata dal vescovo e dal capitolo. Lo stesso rito si ripeteva per il pontificale della festa. Non mancarono polemiche circa il momento ludico della ricorrenza, il palio, che si correva il 30 aprile, quando l'aria è dolce. Manifestazione consueta a Modena in più occasioni, ma anche dispendiosa, veniva sospesa in tempi di gravi ristrettezze economiche. La suggestiva corsa dei cavalli berberi impegnava grandemente, anche economicamente, la comunità nella risistemazione delle strade, della piazza, ma soprattutto per l'acquisto dei premi. Il palio o tessuto prezioso lungo 25 metri, il quadro del santo, lo stiletto con fodro, gli speroni. Nei secoli XIII-XVIII alcuni aspetti della manifestazione andarono modificandosi, ma nella sostanza rimase tale fino agli inizi del 1800. Questa manifestazione impegnò nel 1568 anche il diligentissimo Gian Maria Barbieri, che si adoperò per dimostrare che la comunità non si era mai obbligata a pagare la somma richiesta dal capitolo e che la solita partecipazione alle spese era un segno rinnovato di grande attaccamento, non un obbligo. Il 30 aprile si commemorava la traslazione del corpo. In quell'occasione veniva distribuita una somma considerevole ai poveri e venivano liberati un certo numero di carcerati. Ma altre erano le occasioni di giubilo: il 12 luglio consacrazione della Basilica, il 26 gennaio ricorrenza della vittoria del Santo. Nel 1520 fu istituita la festa del miracolo contra Gallos. Si narra che tra il 17 e il 18 febbraio 1511 Carlo d'Amboise, alla testa dei francesi, marciasse verso Modena per sorprenderla e metterla a ferro e fuoco, ma giunto in prossimità di San Leonardo, poco prima dell'odierna Madonnina, desistesse. Un mese dopo, sul letto di morte, confidò al suo confessore che San Geminiano apparsogli gli intimò di non toccare Modena.
Altro fatto prodigioso, anch'esso ricordato nella liturgia, è quello di un fanciullo caduto dalla ghirlandina senza riportare danni. La statua di Agostino di Duccio testimonia questa circostanza. Accadde anche nel 1569 che un fanciullo caduto da un'altezza di 108 braccia si ritrovasse sano e salvo con qualche livido sulla testa per la presa di San Gimignano. Si vuole infatti che il santo lo salvasse afferrandolo per i capelli. Nel 1786 Tiburzio Cortese, forse suggestionato dalle meditazioni di Ludovico Antonio Muratori sulla riduzione delle feste, stabilì che i festeggiamenti si limitassero al giorno 31 gennaio. Il 15 novembre 1912 la Sacra Congregazione dei Riti conservò per l'archidiocesi di Modena due giorni festivi da dedicare al santo protettore, il 31 gennaio e il 30 aprile. Qualche anno dopo, nel 1932, la Sacra Congregazione confermò quanto stabilito. Fino ai restauri del 1955, tuttavia, venne mantenuta l'usanza di passare trasversalmente sotto l'arca. In quell'anno avvenne l'ultima ricognizione delle reliquie del santo, in un clima di indicibili ansie e tribolazione seguita alla Seconda Guerra Mondiale. Era l'850° anniversario della traslazione e si convenne, dopo aver accertato l'integrità delle ossa del patrono, che le reliquie potessero essere conservate in un manichino, in modo da ridare l'immagine del santo vescovo pontificalmente vestito. È curioso che proprio una splendida, abbondante nevicata abbia procrastinato per i devoti e i pellegrini la visita alla tomba del santo, a riprova del fatto, sostengono i modenesi, che San Gimignano è il santo della neve.